Oggi inauguriamo la mostra a Palio in Arte 2020. Quest'anno il Palio non verrà disputato per le ragioni che ben tutti conosciamo. Noi però già dall'anno scorso, dalla fine della passata edizione, avevamo lavorato per questa edizione e ci siamo trovati all'inizio di quest'anno ad avere le opere che erano destinate ai vari premi del Palio già pronte. Questo ci ha portato a fare una riflessione assieme al curatore delle mostre che abbiamo, che è Andrea Malamant, e agli artisti che avevano realizzato le opere, e abbiamo deciso di comune accordo di organizzare una mostra, visto che c'era la possibilità di farla, con le opere realizzate dagli artisti, e abbiamo deciso assieme agli artisti di donare queste opere a delle ASL. Un anno 2020 particolare un po' per tutte le nostre attività della nostra città di Montagnana e di conseguenza del montagnanese, e sto parlando in modo puntuale del Palio dei 10 comuni. Quest'anno non si riesce a realizzarlo, causa Covid chiaramente. Sicuramente non potremmo pensare di far sfilare con abbigliamento medioevale e con la mascherina, non sarebbe opportuno, e poi anche un senso di responsabilità per la vicinanza e per il numero delle presenze e di figuranti che in queste occasioni la città richiama. Ecco, oggi siamo alla presenza del curatore della mostra, dei quadri dei 10 comuni. Come di consueto questa realtà comunque si mantiene, oggi appunto l'inaugurazione, con uno scopo, con un particolare significato oggi. Ovvero i tre quadri, sono tre i pittori che espongono le loro opere. I tre quadri verranno omaggiati, regalati agli ospedali Covid del nostro territorio, ovvero nel caso specifico il nostro sarà l'ospedale di Schiavonia. Pertanto un aspetto sociale legato a questa manifestazione che ha voluto comunque mantenere questo appuntamento che ha una rilevanza importante per l'apertura del Palio. Cosa possiamo ancora dire rispetto a tutto questo? È una città, la Montagnana, una città storica, vive di cultura, vive di, ha una vocazione anche di produzione di prodotti, ma in modo particolare la storia e la cultura la fa da leone. In questa occasione sicuramente perdiamo una opportunità significativa di avere visitatori, di fare promozione a livello nazionale. Pertanto ecco, è sicuramente penalizzante, però voglio anche aggiungere una cosa. Il fatto di fare questa mostra, di continuare in questo modo, dà comunque un messaggio di ripartenza dalla bellezza. La cultura è bellezza, oppure la bellezza è cultura. Pertanto ecco, ricominciamo ancora da questo e continuiamo soprattutto a tenere alta l'attenzione sui nostri sui valori e sulle realtà del territorio, che hanno una importanza fondamentale per quello che è il nostro turismo. Sono iniziative e soprattutto sono prodotti a tutto tondo di promozione e di emozione per i nostri turisti. Quest'anno ha un sottotitolo questa iniziativa, ovvero Palio in Arte, ma anche Arte e Solidarietà. Perché questo? Perché quando, nel periodo in cui abbiamo avuto la certezza che il Palio non si poteva più tenere, ovvero a fine giugno, su mia proposta ho lanciato l'idea, perché no, di far vivere comunque qualcosa dell'entità del Palio, quale può essere l'arte, e fare qualcosa di solidarietà. Naturalmente per far tutto ciò abbiamo dovuto coinvolgere più realtà, innanzitutto gli artisti, i quali da prima hanno donato sì all'associazione Palio le tre opere che andavano come premio all'attenzione della combinata, all'attenzione del Gonfalone e al Palium. Qui davanti abbiamo proprio l'opera di Giorgio Tentolini, che doveva essere destinata al vincitore del Palio 2020, la 44esima edizione del Palio, invece che andrà in una entità ospedaliera nazionale. Le tre opere che saranno donate a tre ospedali, esattamente l'opera di Marzio e Roversi sarà donata all'ospedale di Borgo Mantovano, che è una realtà non tanto lontana da noi, in provincia di Mantova.
L'altro, l'opera di Saviozzi sarà data all'ospedale di Schiavonia, il nostro ospedale di territorio, il quale sappiamo benissimo le vicende che ha vissuto, e ci sembrava doveroso assolutamente donare una delle tre opere. La terza opera, Gioco Forza, ha fatto di donare questa opera di Tentolini all'ospedale di Cremona, uno dei più senz'altro bersagliati in questo periodo di Covid, e cogliendo anche l'occasione che Tentolini è di quella realtà, ci sembrava doveroso premiare questo.